Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Pietro Gorel Tank e questo nuovissimo video che faccio questa volta nella serie professione allenatore, quindi in FIFA 18. Allora, siamo tornati qua, questa è la terza puntata e cosa faremo oggi? Innanzitutto faremo la partita contro il Genk e dobbiamo assolutamente vincere perché sennò rischiamo di essere fuori dall'International Champions Cup. In più dobbiamo decidere se vendere o non vendere Antenucci e dobbiamo acquistare un terzino sinistro. Allora vi dico le novità innanzitutto. La prima novità è che per le bold mi hanno detto che devo pagare 2.350.000 euro. Posso ancora trattare, però io 2 milioni non ce li ho, ne ho un milione e qualcosa. E se trattassi, comunque non avrei abbastanza soldi, ho 1.200.000 euro. Perciò ho deciso di vendere Antenucci, perché ho già tanti attaccanti per un posto solo. Ho Borriello, ho Paloschi, ho Floccari, poi ho Bonazzoli. Antenucci non mi serve. Loro mi hanno offerto 3.300.000 euro. Io proverò ad alzarla. Vediamo cosa mi dicono. Io ho chiesto 4 milioni e mezzo e una clausola del 15% in caso di vendita. Di sicuro non accetteranno, io ve lo dico già. È la loro ultima offerta. 3 milioni e 300. Non hanno alzato per niente l'offerta. Almeno datemi 3 milioni e 8. Così mi destinano al mercato qualcosa come 3 milioni. Vediamo cosa mi dicono. Sono disposti a offrire per ancora massimo 3 milioni e 300 e c'è la clausola di rivendita del 2%. Io gli chiedo almeno 3 milioni e 5. Ok, affare fatto. Hanno accettato 3 milioni e 5 più la clausola del 2% in caso di rivendita, che è niente. Però intanto possiamo mettere via un po' di soldi. Adesso aspettiamo, perché deve parlare il giocatore con la società. Intanto andiamo avanti e vediamo se venderemo o meno Antenucci prima della partita contro il Genk. Intanto, come potete vedere, c'è Schemon che mi chiede di farlo giocare. Io lo faccio giocare perché voglio provarlo. E adesso andiamo alla partita contro il Genk. Ci vediamo direttamente alla formazione. Allora, signori, la formazione di oggi è questa. Gli unici cambiamenti sono stati Costa, esterno alto, perché Zwan era un po' stanco. Comunque me lo sono portato. Chiavon, che mi aveva chiesto di giocare, l'ho messo da centrocampista centrale e poi avrei voluto fare altri cambi, ma mi sono reso conto che sulla fascia destra non ho né un esterno destro di riserva né un terzino destro di riserva, perciò anche questo sarà un acquisto che dovremo fare dopo il terzino sinistro. Adesso iniziamo, che la partita abbia inizio. Sul punto di battuta Borriello la passa subito al centrocampista all'esterno Lazzari, avanza per Rizzo si gira, protegge la palla, la dà per Lazzari ancora. Lazzari mette il cross, subito calcio d'angolo. Bene, bene l'inizio, veloce e deciso. Costa va a riprendere il pallone, attenzione, Rizzo avanza. Avanza Rizzo, con un rimbalzo ritorna la palla. Ancora Rizzo, mette il cross. Schiavon! Mi ha chiesto di giocare ed è subito segnato. Sì, Schiavon! Vai così, non possiamo essere eliminati da questa coppa, ci servono quei soldi. Vai così, bellissimo il cross di Rizzo, l'avanzata, Schiavon di testa, piazza il portiere avversario. Eccolo qua, ero Schiavon, grazie per avermi chiesto di giocare. Vai così, e ora manteniamo questo punteggio e cerchiamo di segnare ancora. Aspettiamo gli avversari un attimo per farli scoprire e per provare a imbucarli. Attenzione però, subito. Non si riesce a non subire gol, signori. Non si riesce. Mamma mia. Gli avversari avanzano. Ancora gli avversari. Tiro! Ma c'era fuori gioco. Borriello, che difende palla, si gira. Avanza Borriello. Borriello. La dà il compagno. Prova il tiro. Palla fuori. Molto aggressivo il Genk, c'è da dire. Il tiro fuori. Un tiro belleitario da parte del giocatore del Genk. Ma la pressione è molta e i rischi ci sono, perché i nostri giocatori molto spesso si fanno trovare impreparati. Fine primo tempo, signori, 1-1, una buona partenza subito della SPAL, ma un recupero del Genk con difficoltà in difesa. I dati partita sono 2 tiri da parte di entrambe le squadre, un tiro in porta da parte di entrambe le squadre. Ci servono quei soldi, quindi dobbiamo vincere questa partita. Non dobbiamo più stare sulla difensiva, che non ci ha giovato. Non andiamo neanche in offensiva, rimaniamo in equilibrata cercando di arrivare al gol non solo sulle ripartenze ma costruendo gioco. Triplice cambio, escono Borriello, Costa e Oikonomu, entrano Vicari, Zwan
I Paloschi, l'autore del primo gol con la maglia della Spal. Attenzione a Zuan. Zuan mette il cross, brutto ma calcio d'angolo. Vediamo se riesce l'intervento, attenzione Mattiello, ottimo intervento di Mattiello, che passa la palla a Lazzari sulla fascia. Lazzari mette il cross, però per Zuan non arriva Zuan a colpire di testa. Clamorosa occasione da parte della Spal. Attenzione a Paloschi, scatta, Paloschi non riesce a prendere il pallone. C'è stato questo passaggio in profondità da parte del giocatore dell'esterno della Spal, ma attenzione all'occasione, subiamo gol. Subiamo ancora gol, ci sono problemi, vanno comprati dei terzini. Idrissi avanza con la sua velocità, Idrissi per Zuan, Zuan per il compagno, attenzione, il tiro, rete, attenzione, aspettate, prendi la palla, una bella occasione, ripartenza, prendi la palla, andiamo, dobbiamo segnare, se segniamo vinciamo, attenzione, Lazzari ha segnato, dobbiamo vincere per poter superare la fase a gironi. Zuan deve riuscire a fare qualcosa di buono, attenzione, la passa al proprio compagno che va sulla fascia, si gira, ancora lui, ancora Vicari, mette il cross, di testa, ha segnato, 3-2, signori, al 90esimo, ha segnato Paloschi, secondo gol in questa competizione, Alberto Paloschi, sì ragazzi, prendiamoci questa Coppa Internazionale, superiamo questi gironi, 3-2, adesso non è detto che abbiamo superato i gironi, perché abbiamo 4 punti e anche il Genk ha 4 punti e c'è anche un'altra squadra. Bisogna vedere cosa è successo negli altri campi. Ma che partita, signori! Abbiamo sofferto e abbiamo saputo soffrire. Abbiamo vinto la nostra prima partita 3-2 sul Genk. Ci sono stati pochi tiri della Spal, più tiri da parte del Genk, 4 tiri della Spal, 3 in porta, 7 tiri del Genk, 3 in porta, ma abbiamo saputo portarla a casa. Pareggio tra Mjøls e Bochum. Vediamo se abbiamo superato la fase a gironi. Ma che bello vincere al 90esimo, ragazzi, che bello. Abbiamo superato i gironi, siamo in semifinale contro lo Sporting Gijón. Sono felicissimo. Abbiamo mandato Alessandro Brellemo in prestito, va bene. Abbiamo ricevuto 1.200.000 euro per aver superato la fase a gironi e questa è una cosa molto positiva. Non abbiamo ancora notizie da parte della vendita di Antenucci. Schiavon mi ringrazia per aver giocato, grazie a te Schiavon, grazie a te perché hai fatto un gol importante e hai giocato bene. Adesso vediamo come proseguirà il nostro mercato. Mi hanno fatto un'offerta per il trasferimento di Cremonese al Brescia, non sono interessato e vi spiegherò anche perché. Molto semplicemente è il mio difensore di riserva insieme a Van Housen e quindi non ho interesse a comprarne un altro, mi va bene già così. Ma andiamo avanti e vediamo cosa succede con Antenucci. Nel mentre che aspettiamo che venga venduto Antenucci, ci arriva la notizia che Leybold non sarà un nostro giocatore per via del fatto che ci abbiamo messo troppo tempo ad accettare o rifiutare l'offerta. Peccato, magari potremo fare un'offerta in futuro. Aspettiamo Antenucci. Spero che venga venduto o comunque sappiamo se viene venduto o meno prima della partita, perché altrimenti devo provare ad acquistare un terzino senza i fondi necessari. Vicari ci chiede di giocare la prossima partita, ma non è ciò che ci interessa adesso. Quello che ci interessa è che Antenucci non è ancora stato venduto, perciò dobbiamo fare un'offerta senza i fondi derivati dalla vendita di Antenucci. Abbiamo 3 possibilità, D'Artes, Kuba o Kutris. Kutris è giovane e può giocare anche come esterno. C'è da dire che a me interessa questa cosa molto. Quindi proviamo a contattare per acquistare. No, è arrivato nel club di recente quindi non intende andarsene. Proviamo per il prestito? Neanche. Niente da fare, Kutris non sarà un nostro giocatore. L'ultima possibilità è quella di acquistare Zuniga dal Napoli. Vediamo se riusciamo ad acquistarlo ad un prezzo modico, direi di formulare un'offerta di 2 milioni di euro. Sono soddisfatti dell'offerta, quindi hanno deciso di accettarla. Molto bene, molto molto bene, perché Zuniga è un giocatore di esperienza e ci può servire davvero davvero tanto. Il ruolo da importante direi che va benissimo. Hanno accettato 2 anni di contratto, hanno accettato che io abbia ignorato la clausola rescissoria, gli offro 15.000 euro di contratto e 100.000 euro di bonus ingaggio. Non hanno accettato neanche questa offerta. Sono sfortunato, mi sa che lo stipendio era molto molto più alto per non aver accettato un'offerta di 15.000 euro.
In ogni modo, questa puntata si conclude qua. Mi spiace non aver acquistato nessuno, davvero. Lo acquisterò, secondo me, nella prossima puntata, quando riceverò la notizia se effettivamente Antenucci o meno è stato venduto. Sono un sacco contento di aver vinto la prima partita. Vi invito a cliccare mi piace perché ho bisogno del vostro supporto, sempre. Vi ringrazio per i mi piace che avete messo a proposito nelle prime due puntate. Vi invito a iscrivervi se ancora non l'avete fatto per rimanere aggiornati su tutti i miei video. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.